23.000 decisori, 120 ASL, 50 ospedali, 19 istituti di ricerca e 14 associazioni. Sono i numeri degli Stati Generali della Sanità organizzati a Roma dalla FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, a 40 anni dalla fondazione del Sistema Sanitario Nazionale. Innovazione tecnologica e nuovo approccio culturale sono stati i temi guida del fitto programma di incontri e workshop che hanno visto insieme numerosi esperti, dai teorici del management Borgonovi e Mintzberg al presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, ai sociologhi De Masi e Moro, al biblista ed ebraista Cardinal Ravasi. Una sfida e un confronto a tutto campo per ridisegnare il futuro del Sistema Sanitario Nazionale e non mancare l'appuntamento con nuove opportunità di ricerca. Il tumore del polmone è ormai la prima causa oncologica di morte in Europa. Nel 2015 in Italia sono stati quasi 34.000 i morti per carcinoma polmonare e nel 2018 sono attese oltre 41.500 nuove diagnosi, di cui oltre il 30% inciderà nel sesso femminile. Women Against Lung Cancer in Europe, costituita da 23 associazioni nazionali, ha presentato un report su diagnosi e cura di questa patologia, segnalando le disparità di accesso alle terapie che rendono drammatica la situazione in Europa dell'Est e che non esentano il nostro paese da problemi. L'Italia infatti è indietro nell'adozione delle terapie innovative, con tempi di attesa di oltre 20 mesi tra l'approvazione EMA, Agenzia del Farmaco Europea, e la decisione di AIFA, Agenzia del Farmaco Italiana, e un ritardo tra i 6 e i 12 mesi tra l'approvazione italiana e l'uso sul territorio. Diverse ragioni per le quali il tumore al polmone rimane un big killer, ha dichiarato alla Dire Stefania Vallone, presidente di Lung Cancer Europe. Permane soprattutto una forte criticità legata all'accesso alla diagnostica molecolare e all'accesso ai farmaci innovativi. E a livello europeo sicuramente sono molteplici le ragioni che determinano, diciamo, la disparità in termini di accesso, legato soprattutto a un fattore economico, quindi sono farmaci innovativi ma sono farmaci ad alto costo. Clima più disteso tra le regioni e il Ministero della Salute. È arrivata l'adesione della responsabile Giulia Grillo al tavolo permanente proposto dalle regioni sui temi della governance del farmaco, della spesa farmaceutica e sugli sforamenti dei tetti di spesa. Un fatto positivo, ha commentato il presidente della conferenza Stefano Bonaccini. Resta da capire se questo tavolo possa essere anche quello che dovrà istruire il prossimo patto per la salute, ipotesi che dipenderà dall'identificazione delle risorse che saranno rese disponibili. Dalla conferenza delle regioni ribadiscono infatti che l'aumento di 1 miliardo del fondo è insufficiente. Dieta e sport sono gli ingredienti della ricetta anti-invecchiamento. Si chiama Sprint ed è il progetto europeo coordinato dal Centro di Medicina dell'Invecchiamento del Policlinico Agostino Gemelli per i pazienti con fragilità muscolare. 200 pazienti di 70 anni a rischio di disabilità sono stati divisi in due gruppi e arruolati ad attività fisica e dieta personalizzata. Francesco Landi, coordinatore del progetto Sprint, alla Dire ha raccontato un anno di lavoro e di studio sull'Elisir per una vecchiaia di successo, un obiettivo strategico per un paese che tende ad avere una popolazione sempre più anziana. Il progetto Sprint è un progetto europeo che vede proprio in tutta Europa, in 11 paesi europei, l'arruolamento di più di 1.500 persone anziane con più di 70 anni e con sarcopenia, cioè con fragilità muscolare. Ormai è più di un anno che noi coordiniamo qui al Policlinico Gemelli questo progetto. Noi abbiamo una classe molto ampia, in quanto abbiamo più di 200 soggetti che abbiamo arruolato. E cosa facciamo? Esercizio fisico e adeguata dieta, soprattutto rispetto a quello che è l'adeguato introito di proteine. L'AUSL Romagna ha celebrato i 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale facendo il punto sullo stato di salute del progetto di Area Vasta, incassando con grande favore il finanziamento completamente statale per il nuovo ospedale di Cesena, quasi 160 milioni di euro che permetteranno di liberare risorse per altri progetti. Da un lato il sindaco della città romagnola e presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Paolo Lucchi ha sottolineato come da sondaggio tra i
cittadini, il sistema sanitario allargato alle tre province si meriti un bel 7. Dall'altro, il presidente della regione Stefano Bonaccini e l'assessore alla sanità Sergio Venturi hanno portato la buona notizia da Roma, mentre il direttore generale dell'AUS Romagna Marcello Tonini non ha perso l'occasione per togliersi dalla scarpa qualche fastidioso sassolino. Mi sono stancato di sentirmi dire che cosa l'avete fatta a fare. C'è poco da scherzare se siamo ancora a questo punto. Stakeholder e professionisti della salute, un binomio che ha animato Expo Salus e Nutrition e che ha rappresentato un'opportunità da non farsi sfuggire per la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Alla dire Ausilia Pulimeno, presidente di FNOPI Lazio, durante la manifestazione che si è svolta a Roma fino a domenica, ha parlato della Fiera della Salute come di una possibilità per farsi conoscere meglio dai cittadini, per individuare interlocutori con i quali confrontarsi su nuovi sistemi assistenziali basati, ad esempio, sul principio della prossimità territoriale, particolarmente efficace nella gestione delle patologie croniche, e sul modello dell'infermiere di famiglia. Gli infermieri sono in grado di fare questo. Noi abbiamo il nostro modello dell'infermiere di famiglia, peraltro già è molto caldeggiato anche dall'OMS già dal 1998 con Health 21, la salute per tutti, e dove ha caldeggiato come dire, nei confronti di tutti i paesi è quello di fondare, diciamo così, un'organizzazione basata sull'infermiere di famiglia proprio per fronteggiare i problemi a cui io facevo riferimento e, ripeto, di cui la popolazione ha bisogno. La redazione dell'agenzia Dire esprime i propri auguri alla ministra della Salute, Giulia Grillo, che venerdì è diventata mamma dando alla luce il piccolo Andrea.